Marco Marini per commentare il secondo successo consecutivo della Virtus Latina Scalo. Tutto facile, però forse nel secondo tempo, perché nel primo tempo la gara è stata molto equilibrata. No, facile assolutamente no, neanche al secondo tempo è stato facile, perché abbiamo affrontato un'ottima squadra che impone un grande ritmo per tutti i 60 minuti, quindi è stata una partita comunque tirata fino alla fine, nonostante il risultato non era niente, era scontato, niente era dato per scontato. Cosa hai notato di diverso rispetto alla prima partita, alla prima vittoria con il Fighty? No, stiamo acquisendo più velocità, più forza nelle gambe, ma è normale, fa parte di un percorso di crescita dalla preparazione. Abbiamo lavorato veramente, abbiamo fatto carichi di lavoro importanti, quindi è normale che all'inizio un po' di stanchezza, cioè, quindi piano piano stiamo acquistando la forma migliore. L'ultima cosa ti è piaciuto di più oggi? Lo spirito, perché ripeto, l'Accademia è veramente un'ottima squadra, un ottimo collettivo guidato da un ottimo allenatore, e mi è piaciuto lo spirito della squadra, perché non ha lottato su ogni pallone, perché niente era scontato, quindi nulla era scontato, quindi va bene così. In compagnia di Andrea Abruzzese per commentare questa sconfitta, primo tempo equilibrato, poi nel secondo siete partiti benino, sono arrivati però quei due gol che forse mi hanno un po' ucciso. Sì, hai detto proprio benissimo te, purtroppo il calcio a 5 è questo, è un gioco che comunque vince chi ha quell'atteggiamento un po' più forte sull'episodio. Loro in quei 2-3 episodi, proprio mentre noi stavamo giocando la partita, quindi giocando meglio, quindi cercando di recuperare, perché comunque stavamo sotto di 2-3-1, e hanno avuto quei 2 episodi favorevoli tra contrasto col portiere di movimento e sono andati sopra. Poi ecco, la siamo riusciti a chiudere sul 6-3, però non c'è stato nulla da fare. Comunque ce l'abbiamo messa tutta, quello ci tengo a dirlo. È una squadra molto giovane, dove secondo te si deve migliorare di più? Sì, la squadra è giovane, però non è il fatto, non mi preoccupa, perché a mio avviso per questa categoria siamo molto forti. Oggi ci tengo a ricordare che avevamo 8 o 9 under 21, di cui un under 16, un 99 in campo, Lorenzo, che ha fatto anche un bel gol e secondo me ci avrà un grande futuro. E dove bisogna migliorare? Bisogna solo lavorare. Il mister, secondo me, non me ne vogliono gli altri, ma è il più preparato di tutte queste categorie, non solo della D, ma anche tra C2 e C1, di tutti quelli che ho avuto. Secondo me, se lo seguiamo, c'è tanto da migliorare, ecco, tutto lì. Dobbiamo stare tranquilli, sereni. È capitato questo calendario, le prime due le squadre più forti a mio avviso del girone sulla carta, e niente, potevi fare 6 punti, ne potevi fare 2, ne hai fatti 0, ti rimbocchi le mani e lavori durante la settimana, ecco. È sempre complicato analizzare una sconfitta, però ci sono dei punti importanti per quanto riguarda l'Accademia Sport, soprattutto nell'inizio del secondo tempo si è vista una squadra con il piglio giusto. Ma non penso solo all'inizio secondo tempo, nel senso che comunque purtroppo la mia squadra quando va in campo deve dominare sia in fase difensiva che in fase di possesso palla, e oggi stavamo in campo con 5 under 21 e 3-93, quindi è normale che se andiamo a analizzare il primo tempo abbiamo preso 2 tiri, praticamente 4 tiri in porta, 3 gol, di cui il primo gol al primo tiro in porta dopo 20 minuti che avevamo la palla noi e non siamo riusciti a segnare, e il secondo su un calcio di punizione che non abbiamo messo l'uomo sulla palla e loro furbescamente ci hanno fatto il 2-0. Dopodiché la partita purtroppo siamo rientrati il secondo tempo bene come avevamo iniziato il primo tempo, però non abbiamo fatto il 3-2 alla prima occasione, abbiamo fatto quella leggerezza che ci ha costato il rigore e lì purtroppo ci ha tagliato un pochino le gambe. Però nonostante tutto, se questa tra virgolette deve essere la squadra che vince il campionato, siamo venuti qua con una squadra di under 23 praticamente, abbiamo secondo me a livello di gioco giocato sempre nella partita, comunque è normale che tra 2 mesi la situazione andrà molto meglio, e lo sapevamo benissimo, e comunque siamo stati anche un pochino sfortunati al calendario, abbiamo preso le 2 squadre molto probabilmente più forti tecnicamente del girone, le prime 2, questo è un dato di fatto secondo me da controllare. Noi stiamo tranquilli anche perché poi la reazione dal 7-1 al 7-3, noi comunque abbiamo, nonostante la situazione di grossa difficoltà, siamo riusciti comunque a giocare gli ultimi 10 minuti con lo stesso livello che avevamo giocato il primo tempo. Ciò vuol dire comunque che è un gruppo qualitativamente molto buono, che al momento fa delle cavolate che tra 1 mese e mezzo, 2 mesi non faremo più, quindi sicuramente andrà, cioè è stato il più giusto, ho visto massima cattiveria da parte di tutti, dopo 20 minuti praticamente avevo fatto tutti i cambi tranne che un giocatore, tutti hanno giocato al massimo delle loro potenzialità, non abbiamo niente da rimproverarci, sono stati bravi loro a sfruttare i nostri episodi, però tutto là, noi non guardiamo avanti e
sapendo, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo, che tra due mesi la situazione cambierà, perché alcune cazzate che famo ne faremo più. Questo è perfetto. È molto, cioè, la situazione. Ok, perfetto, grazie mister, bocca al lupo.